cacciare? Sì, da questa pasta. È facile, sarà fatta. Io so fare la pasta e io non so farla. Vabbè, so cosa fare. Vabbè, si fa così. Devo mettere tutto quanto qui. Ma sono troppo lunghe. Ma devo metterle così. Ma è facile da fare. Così, con le mani. Oh no, che male. Oh, le mie mani. Ma chi fa così? Deve mettere la pasta così. E poi si scioglieranno così, vedi? È molto facile. La pasta. Vabbè, cos'è questo? Ok, la pasta si fa a casa. Io li faccio una pasta così nel mio ristorante. Ma non è difficile. L'importante è sì, farlo per bene, con l'anima. E lo farò così, col cuore, da sola. Faccio l'impasto e poi faccio la pasta. E per farlo più bello aggiungo del colorante. L'impasto è pronto. Devo aspettare un po'. Così. Devo aspettare un po'. No, però ci vuole tanto tempo. Si può fare così. Basta. È finito. Non è che ci vuole tanto. Ma con questo impasto posso fare una pasta molto buona. Ok, devo prendere la tarella. E poi tagliarla. Così. Così a strati. E adesso devo cucinarlo. Ok. Fatto. Un attimo. E gli spaghetti sono pronti. E adesso è l'ora di aggiungere i polpi. Così sarà più elegante questo piatto. Sì, è molto bello questo piatto. Nonna, cosa? Il ketchup fa schifo. A me piace. Cosa sta succedendo? Ma cosa stai facendo? Cerco di tirar fuori. E non si tira fuori. Vabbè, non ti preoccupare. Ne tenuti troppo. Okay. Che ci devo fare? Ah, lo so. C'è un modo di fare la pasta. Sì, più bella e più buona. Mi servono i nodolini. E non è solito buono. Ma è così colorato. Ah, che schifo. Oh, man. Non sapete cucinare, mi invidiate. Awesome. E ok, piacerà. Come on! Allora? Vabbè, parto da questa pasta qui. Non dovevo mangiare una pasta del genere. Devo assaggiare. Ah! Che schifo! Ma chi mangia queste schifezze? La porzione qui in centro è più normale. Gli spaghetti col ketchup? Io li adoro. Però è troppo facile. Anche se è molto buono. Ok. E ora di mangiare l'indolini pororò. Vediamo com'è. È così colorata. Voglio mangiarla tutta. Ma perché è così piccante? Oh, che terrore. Però è stato divertente. Sì, io adoro il piccante. Tom, colazione, hai vinto. E preparatemi il cioccolato. E cosa stai aspettando? Dovete cominciare. Ce l'ha fatta. Ah, ce la farò. Okay. Sì. Certo che devo cominciare. Sì, dal latte. Devo metterlo qui. Perché si deve scaldare. E aggiungo il cacao. Così, mescolando. E poi devo aggiungere l'ingrediente segreto. Aggiungerò del cioccolato. Così sarà ancora più buona. È l'ora di versarlo. Qui. Devo usare il mestolo. E così non manca niente.
Ah, sì. Ah, che bello. E che odorino. Sì, che puzza. Nonna, sì, la sua ricetta non era peggiore. Ma perché si è fermata? Era bella. Ok, verso qui il cioccolato. E mi occuperò sì della panna. Ok. Adesso devo mescolarla bene. Sì, così la panna sarà più buona se verrà mescolata da sola. Come on! E poi con la panna decorrò il cacao. Ma non è tutto. Sarà molto appetitoso. Ok. Se ci aggiungo dei marshmallow. Marshmallow, sì, sono così buone e so che piace a tutti. Adesso è ottimo. Ma perché fai così? Ma si può prendere, sì, la panna montata. E vabbè, però i marshmallow non sono male. E allora aggiungo il cacao con i marshmallow. Ma non è la fine. Perché non devo aggiungere gli Oreo. Sono molto buoni. Ok. E decorando per bene. Oppure gli M&M's. Meglio se aggiungo tutto quanto. E ovviamente aggiungo del cioccolato. Così. Questo sì che è cacao. So che piacerà a Kate. Vediamo. Kate, prego. Il tuo cacao sembra molto buono. Io parto da... Sì, è incredibilmente buono. Spero che anche quello del prossimo candidato sia buono. Provo il cacao della nonna. Nonna, mi dispiace, ma Tom l'ha fatto più buono. L'ultimo candidato? Ma anche questo cacao mi piace molto. Ma quale scegliere? Vabbè, la versione di Tom mi è piaciuta di più. Voglio che mi preparate delle patatine. Patatine? Sì, se l'ha fatto. Vediamo chi vince. Come si fanno le patatine? Io lo so solamente mangiare, ma non preparare. Ma prima deve sbucciare le patate. Si fa così. Con questo coltello qua. E adesso ogni patata deve essere tagliata. Così si assomiglia alle patatine. Vabbè, fai con le altre così. E adesso devo preparare. L'importante è aggiungere dell'olio. Così le patatine saranno croccanti. Ho capito. E adesso preparerò delle migliori patatine. Kate non le ha mai mangiate. Vabbè. Si può tagliare anche con un coltello normale. Tom, cosa stai facendo? Basta. Sì, ho esagerato un po'. Però ecco, ho tolto tutto quello che non serviva. E adesso devo tagliare tutto quanto. Sì, devo aggiungere tanto olio. Beh, forse ne ho messo abbastanza. L'importante è mettere adesso le patatine. Tom, hai esagerato con l'olio. Guarda cosa sta facendo. Sì, non sapete cucinare. E io farò delle patatine vere, anzi dei nachos. Così, taglio a tegoline. Aggiungo un po' d'olio e metterò dei triangolini qua. E verranno cotti e sì, farò dei veri nachos. Pronto? E adesso passerò al fuori. Troppo bello. Adesso devo mettere per bene sul piatto. Come salsa? Posso usare il formaggio sfolto. Così saranno ancora più buoni. E sarà bello se aggiungo un po' di lime. Che bello che ho fatto. Ottimo. Spero che a Kate piaccia. Ma cos'è questa puzza? Tom, cosa hai fatto?
Ma io cosa? No. Devo servire delle patite bruciate. Forse le piaceranno. So cosa devo fare. Se aggiungo sì questo, forse Kate non lo saprà neanche. È ottimo. Ho fatto tutto. Non lo so, nipotina mia. Allora è molto appetitoso. Tom, dai, parto dal tuo piatto. Oh, che schifo. No, ma io cosa sto mangiando? Il cavolo, no, non mi piace. Vediamo cosa ha preparato lo chef. Vabbè, i nacho suey non li ho mai assaggiati. Sì, non a caso, non è che mi piacciono troppo. Non... vabbè, devo preparare... sì, provare le tue patatine. Oh, che buone che sono! Nonna, congratulazione, tu hai vinto! Che bello, sì! Preparatemi... sì, la gelatina e la bottiglia. Okay. Oh, è la prima volta che metto una cosa del genere. Va bene. Vediamo cosa ho. La Coca-Cola è proprio quella che mi serve. Oh, guardate cosa posso fare. Bello. Io adoro la Coca-Cola. E senza le mani? Che bella. Ah, che buona. No, aiuto. Non mi sento bene. Oh, che puzza, che schifo. Non me l'aspettavo. Ok, devo mettere gli Skittles. Penso che piacerà la piccolina. Che bella. E io anche lo sciroppo e d'acero. Lo aggiungo. E più dolce è meglio è. Ok, chiudo il coperchio. E devo scuoterlo per bene. Così. No, si è incollata. Oh, che schifo. Aiuto. Su, apriti. Ancora un po'. Tutto a posto, piccolina? Sì. Cosa, lo sciroppo si è arrivato alle mie unghie. Però adesso si apre la bottiglia. Sì. Peccato per la manicure. Non fa nulla, l'importante è dare da mangiare alla piccolina. E poi sì, metto del ghiaccio. Vediamo. Sì, è fatta. Nonna, ti sei addormentata. Adesso c'è una sfida qui. Bello, vero? Vabbè, no, è troppo. Ok, devo prendere il miele. Sì, la marmellata. Vabbè, sì, prendo la marmellata. Sì, no, prendo il miele. Oh, sì, ci gioco troppo. Allora, devo congelare questo miele. Solamente miele? E questo vuol dire alla bambina? Vediamo cosa farà lei. Io prendo la Coca-Cola come lei voleva. Anche lo chef sa fare i trucchi. E poi verso qui nella padella. E aggiungo le rosette a riba. E affinché ci sia la gelatina. Ecco, io la prendo perché ce l'ho. E adesso non resta che mescolare tutto quanto. E versarlo qui nella bottiglia. Sì, così è più facile da fare. Ecco, la gelatina è quasi pronta. Guardate com'è, mi piace. Sì, la bottiglia è piena, possiamo congelarla. Sì, ecco, questa è la mia infezione. Ecco, guardate, un attimo, la gelatina è pronta. Sì, che bello. Bravo, chef. È facile. È ottimo, sì. Sono d'accordo che è ottimo. Dai su il suo miele. Sì, grazie che me l'hai ricordata. Oh, è pronto. Le mie mani. Oh, che freddo. Cosa devo fare? Oh, non sono più le mani. Adesso devo scaldarle. Ecco, ce l'ho fatta. Così è meglio. Ok, Rana non sta bene. Dai su, prendi. Tre. Che bello, non so dove piaci. Sì, ma questo sei carino. Dai, parto da qui. Cosa mi ha portato? Adesso vediamo. Ecco, c'è la gelatina con il miele. Che bello. Deve essere buona, è dolce. Non male. Sì, va bene. Wow, la mia Coca-Cola preferita. E cosa c'è lì dentro? Vediamo. Che bello. Cosa? È difficile da spremere, però bello. Vediamo. Buona, mi piace. Sì, è molto buona. Grazie, chef.
Cool! Cosa abbiamo qui? Ah, ok. Sì, ok. Ah, che bello che è adesso. Sì, è troppo bello. Sì, buono. Awesome! Questa è la gelatina migliore che abbiamo mai mangiato. Sì, ha vinto la sorellina. Ah, ma come? Sì, che bello, ho vinto! Brava, nipotina! Allora, per la prima cosa evolvi i waffle. Ah, che bella scelta! Cosa? Sì, va bene. Cosa? Io non so prepararli. Vabbè, ce la farò. Ok, per fare l'impasto devo mettere la farina, le uova e poi il burro, ovviamente. E poi aggiungo dello zucchero e poi il latte. Dov'è il mestolo? Adesso la nonna farà il tutto. Ok, devo mescolare tutto quanto e nessuno potrà vincere. Ah, sì, nonna. Hai visto che brava che sono? Sì, brava, nonna. Questa vecchietta. Vabbè, può fare tutto quanto con il mixer. Questo è più facile da fare, dai, un po' di fantasia. Ok, io ho un'idea brillante. E penso che alle piccoline piacerà. Farò, sì, i waffle colorati. Sì. E questo sarà verde, rosso, arancione. Vabbè, comunque non riuscirete a far nulla. Adesso lo vedremo. What? Ma perché hai fatto questa? Ok, posso aggiungere la Nutella e sono certa che vincerò. Hey! Vabbè, la nonna e lo chef non capiscono proprio nulla. E poi la Nutella piace a tutti. E finché iniziano ho già preparato tutto. È calda ed è così buona. La vorrei mangiare. Non posso trattenermi. Bella! Sono geniale. È molto molto buono. E la piccolina non si può far così. Ma sì, non fa nulla. Adesso ne faccio altri. Guarda, non mangiarli. Meno male che la nonna c'ha tutto sotto controllo. Che profumina. Sono certa che vincerò. Ah, no. Il mio waffle è più bello. Vedete? Nessuno vincerà contro la nonna, mai e poi mai. Non sperate neanche. Questi waffle sono così buoni. Scusa, piccolina, però non posso fermarmi. Vabbè, abbiamo una sfida. Io niente, vabbè, dai, su, ne farò altri. Vedete? Dov'è l'impasto? Cosa? È finita! Ma come? Ma cosa farò adesso? Lo so! Io ho i nodolini. Farò i nodolini waffle. Però devo mettere l'acqua calda e aspettare. E sarà fatta. Subito. E poi il resto farà la gofiera. Ehi! Sì, così. E prepariamo. E io finisco quello che è rimasto. Ma quanto puoi mangiare? Oh, che fame. Ok, il mio waffle perfetto è pronto. Sì, è bello. Ok, devo tagliare. Sì. Ok, e le nuvole così le faccio con la panna montata. E poi le decoro con gli zuccherini. E vai che vincerò. Sì, è molto bello. Ok, c'è un altro segreto. È il gelato Baskin Robbins. Ah, sì, che bello. Piacerà alle piccoline, sono certa. Ah, che bello. È molto buono. Ok, fa bene alla salute. La nonna è così brava. Anch'io. Vabbè, cosa devo inventarmi? Aggiungo, sì, la polverina quella del formaggio. Non ci può essere tanto formaggio. Devo aggiungere ancora un po'. Sì, no. Sei tutta sporca. Ma sì. Vabbè. Sono pulita. Ok. Max, sei maleducata. Vuoi provare? No, grazie. Siete pronte? I waffle di indolini. Vabbè, è strano. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa? Sì, è croccante. Ma non è buona. Non voglio mangiarla. Cosa? Oh no.
arcobaleno. Sono così bello. Le provo? Non male. Sì. Cool. Ottimo. Wow, waffle col gelato. Ottima combinazione. E poi la fragola. Sì. Yummy. Sì, buono. Sì, è troppo buono. Io voglio mangiare tutto. Nonna, hai vinto. Congratulazioni. Sì. La piccola Jane disegnerà quello che vuole. Ecco, guardate. Yes. Io prendo le uova. Grazie, chef. Oh, si è spaccato. Oh, vabbè, meno male che è nella ciotola. Vabbè, questo lo tiriamo fuori. Vabbè, l'uovo è così schifoso. Vabbè, io lo lascio nel guscio. Piccolino, ma dai, ti do una mano. Così, ecco che si fa. Guarda. Ah, lo zucchero? Bene, adesso lo mettiamo per la dolce vita. La nonna non vedo, non poco. Tanto, tanto zucchero. Ok, basta. E adesso aggiungiamo il latte. E come facciamo ad aprirlo? Non ce la faccio! Dai, su, apriti! Oh? No, si è versato, sono tutta quanta bagnata! E vabbè, ragazze! Ups, non c'è più latte! Vabbè, un po' ce n'è rimasta! Penso che mi basterà! Vabbè, non serve tanto latte! E aggiungiamo la farina, che è importante! C'è la farina. Oh, nonna, non ti preoccupare. Vabbè, non fa nulla. Ma perché urla? Non c'è più nulla. Vabbè, la tua urla mi hanno aiutata. Torniamo alla torta. Aggiungiamo la farina, tanta farina. E poi mescoliamo. Come dice la nonna? Vabbè, ma cosa mi serve il mescolo? Posso fare con le mani. Ma guarda come si deve fare. Molto facile. Vabbè, dai, non pensare a questo. Guarda cosa puoi usare. Così farà tutto quanto per te. L'impasto è pronto, devo provare. Ok. Oh, bene. Devo aggiungere un po' di cacao affinché sia cioccolato. Ecco fatto. Versiamo tutto quanto nello stampo. Io farò una torta buonissima. E forno spezziamo. Bello, nonna. Io mangio l'Oreo. Ok. Userò i biscotti. Ecco, guardate come farò. E adesso aggiungiamo il mio impasto colorato. Vuole fare tutto molto caotico affinché sia bella. E adesso mettiamo il forno. Vabbè, finalmente i derivati sono finiti. E io posso cucinare tranquillamente. Io ho quasi preparato l'impasto. Io l'ho colorato così ad arcobaleno. Vedete com'è molto colorato e piacerà la piccola Jen. E adesso versiamo tutto quanto degli stampi e mettiamo nel forno. L'importante è non dimenticare gli stampi. Sì, adesso è perfetto. Ecco, tutto è fatto. Ok, la mia torta è pronta. Tiriamo fuori. Profumino. Giriamo e sopra mettiamo uno stampo rotondo. Adesso vedrete una magia. Mettiamo lo sciroppo e alla fine gli zuccherini. Ok, sopra mettiamo una bella principessa. A cosa somiglia? Sì, un vestito. Io devo tirare fuori. Mettiamo il guanto e tiriamo fuori. Io voglio usare fluff. Questo è un marshmallow liquido. È così dolce ed è così buono da leccarsi le dita. Ok, manca la mia torta. Guardate che bello che è. Questa è la mia prima torta. Mi preoccupo così tanto. Ditemi com'è la mia torta. E io continuo. E ok, metto del Kit Kat e faremo un cuore arcobaleno. Io ho finito e voi cosa avete, chef? Io ho preparato i miei stampi. Adesso li tiro fuori tutti quanti e comincio ad assemblare la torta.
Ok, decoriamo la sua torta usando gli zuccherini colorati. Dobbiamo mettere le zuccherine colorate su tutta la torta. È così bello, così appetitoso. E il lucibritocco, un arcobaleno sopra. Che bellezza! E aggiungiamo un po' di panna montata. Bello! E tutto è fatto. Ok, dai, su, dimmi. Wow! Che belle che sono queste torte! E questa è così interessante, così carina! La mia principessa deve stare su! Ma questa è una bambola torta! Che vestito appetitoso! Buono! Grazie, nonna! Buon appetito, piccolina! Wow! Questa torta della sorellina! Non male, devo provare! È perfetta! E questa cos'è? Questo miracolo? Sembra molto bello! Proviamo! Questa è una torta buonissima e bellissima! È ottima, sì! Dall'inizio fine! Ma chi deve vincere? Non posso! Sì, questa torta dello chef è bellissima! Vince questa torta qui! Cosa? Veramente? Non me lo aspettavo! Sì, no, me lo aspettavo! Adesso la piccola Jay finirà il disegno. Nonna, non dormire. Ed ecco che tutto è pronto. Cupcake. Vedo che lo chef ce la farà a fare. Ok, Vivian è pronta. E la nonna, come sempre, è tranquilla e sicura di sé. Tra la nonna e lo chef c'è una battaglia. Vediamo chi farà del meglio. La nonna o lo chef? E voi chi votate? Scrivete in commenti. La nonna sta già facendo l'impasto e comunque lo chef fa velocità e la nonna fa vedere che non perderà. E sono qui e adesso colorerò sì, l'impasto in rosso, saranno i più belli. Sì, possono essere belli, ma i miei saranno buoni. Oh, si fa caldo qui, vediamo chi finirà per prima. Non resta che aggiungere la farina, la farina è unica. E adesso troverete la confezione, nessuno avrà la farina, dai, su! Forse serve Vivian? Ok, la farina è volata via e si assomiglia a una torta. E non resta che aggiungere del latte e delle uova. Ok, la sua battaglia non è ancora finita. Devo solamente preparare tutto e sarà quasi tutto pronto. No, io ho quasi finito. Dai, ragazzi, ma stai già preparando? Io non ho ancora finito. Meno male che io uso quello che è già pronto. Aggiungo, sì, le noci. Ti piace, sorellina? E agli arachidi aggiungo il caramello. Ok, voglio strappare così. E adesso facciamo il cupcake in un bicchiere. Sì, è come la torta in un bicchiere, però un cupcake. Devo, sì, mettere tutte le proporzioni per bene. La panna montata, gli arachidi col caramello e poi le briciole e la panna. Ecco fatto. Anche il mio pan di Spagna è pronto. No, è il mio pan di Spagna che è pronto. Dai, entrambi sono pronti, tiratele fuori. La nonna ha già tagliato il cerchio e lo chef ha già fatto la dimensione giusta per cupcake. La nonna sbrigati. Sì, sì, mi sto sbrigando. E sopra una fragola, perché so che piacerà a Jane. No, io ho finito e il mio cupcake piacerà a Jane di più. E poi aggiungo il gelato e ovviamente sì, il cioccolato e lo sciroppo e la menta. Ecco, fatto. Wow, così bello! Dai, su, assaggiamo questo cupcake in bicchiere. Sembra bello. Caramello, gli arachidi, cosa ci può essere di migliore? Buone, sorelline. E qui cosa mi aspetta? Sembra della nonna. Sì, la sua crema, io la riconosco dai mille. E questo cos'è? Ha preparato lo chef? Solo lei perché ho preparato una cosa del genere. È come da un ristorante costoso. Ottimo. Ok, chi devo scegliere? A me piace il cupcake della sorellina. Cosa? Io ho vinto! Che bello! Io ho qualcosa di buono. Ma io cosa? Ma sono dei pancake. Oh, so farle, andiamo. Oh, cosa? Questo mi serve, io sono pronto. Ok, io ho tutto quello che mi serve. E adesso io farò dei pancake più buoni. Ok, così. Oh, che bello, questa pastella la verso qui.
Ovviamente giro. Bene, fatto. Ottimo. Ah, il prossimo? Non mi piace bianco. Cosa? Portami il mio colore preferito. Ma cos'è questa cosa strana? Ah, così meglio. Aggiungo del colorante e mescolo. E adesso? Sì, così. Che bello. Ottimo. È ottimo, mi piace. Cosa devo fare? Ah, non so. No, faccio una cosa molto insolita. Faccio il contorno e poi l'interno. Ah, cosa devo mettere altro? Ah, cosa c'entro? Ah, cosa? Ups. Ah, è molto buona. Yummy. Ah, sì. Ah, guarda. Ah, tanti colori. Ah, sì. Devo girare. Ah, che bello. Io ho quasi finito. Devo prendere un po' di sciroppo. Oh, che buono che è. Yummy. Wow. Sì, i pancake neri sono più buoni. Oh, sì, ma questo... Cos'è che ha preparato? Ok. E il rosso sta bene. Ne metto tanta. Oh, sì. E devo decorare con i rani. Ah, che schifo. Fatto. Mangia. Oh, assaggia il mio unicorno. Oh, che belli che sono questi pancake. Oh, prova i miei. Wow, che bello che è. Ah, sì. Vabbè, i ragni li tolgo. Provo. Spero che non sia pericoloso. Ah, molto buono. Quale devo provare? Voglio questi. Ah, che buono. Ah, sì. Oh, che bello. E adesso provo questo. Vediamo. Oh, sì, è buonissimo. Sì, questi sono più buoni. Oh, sì, ho vinto. Io devo finire di segnare. E voi? Ecco, devo fare questo. Ah, va bene. Ah, sì. Non è l'ora di dormire. Cosa, svegliala? Oh, dai, non fanno paura. Ah, sì. La patatina fritta. Adesso la faremo. Così. Devo sbucciare la patata. Ah, oh, che bello. Sì, mi calma. Ah, io sparo tutto quanto velocemente. Scusi. Ah, sì, ecco, fatto. Mettiamo qui, tagliamo così, velocemente. Sì, quante patatine che ho fatto. E adesso aggiungiamo questo, che bello. Facciamo così. Wow, che colore. Un po' di verde, giallo, rosso. Prendiamo tutti i colori. E adesso devo friggere un po'. Tanto olio, così va bene. Lo mettiamo sul piatto. Tiriamo fuori, mettiamo qua. E pensiamo per bene. Wow, che bello. Io prendo quel coltello con cui si taglia bene. Tagliamo. È quasi fatto. Lo metto qua, metto tanto olio, così le patatine si riparano velocemente. Lo metto su qua. Che bontà! È quasi fatto, quasi pronto. Metto sul piatto e ovviamente sì, la salsa. Sembra bello. Le mie patatine sono pronte. Ma manca il colore. Chi è? Devo lavarmi la faccia. Troppo nera. Oh, Wednesday, sei tu. Ma cosa farai? Che ho là il dipingo? Cosa? Così è bello. Guarda com'è. Yummy. Prova il mio piatto. Dai, su, prova. Da dove devo partire? Ma questa cosa... Allora prendo la salsa. Vediamo com'è. Buona. Voglio ancora. Sì, è bellissima. Oh sì, troppo ditosa. Ok. Ah, sì. Buona. Mi è piaciuta. Cosa abbiamo qui? Ah, sì, che buona. Voglio mangiare tutto. Vabbè, non entra. Beh, resta bene. What? Sì. È incredibilmente buona.
bagno questo. Cosa c'era? Sono delle patatine. Sì. Io sono pronta. Oh, non ti preoccupare. Io, a me serve questo, mi serve. Un attimo. Sono fritte. E adesso un po' di carne. Ecco. E mangio. Così, bene. Pronto. E serve il formaggio. Ecco, ed è fatto. Sì. No, oh, che bello. Ecco, ma questo è troppo noioso. Cosa devo prendere? Ecco, questo, i dolci. Proprio quello che serviva. Oh, che bello. Ne prendo uno. Lo taglio. Che buono. Questo è via. E metto il cioccolato. E aggiungo dello gel. E devo provarlo. Ah, che acido che è. Ok, metto questo. Ok. Sì, che bello. Sì. Così buono. Avete visto? Ok, faccio così. E col formaggio faccio i denti, faccio un bel mostro. E manca qualcosa. Manca il cetriolo e qualcosa di rosso. Faccio dei buchizzi e metto della maionese. Questo è fatto. Dove devo prendere gli occhi? Devo cercare. Ah, ecco, li trovati. Ah, cosa? Prendi. Oh my god. Ah, che orrore. Ma prendi i miei occhi. What's the matter with you? Sì, proprio quello che mi serviva. E adesso il capolavoro è finito. Yummy. Ah, sì. Io ho il cibo più buono. Io ne ho fatto uno bellissimo. Ah, il mio sì, vuole essere mangiato. Che belli che sono. Voglio provare. Ah, questo cos'è? Vediamo com'è. Mi piace. What? Ah, qui cosa c'è? Ah, vabbè, è normale. Vabbè, non è un granché. E questo cos'è? Sembra spettacolare. Devo provarlo. Sì, è ottimo. Ma io scelgo questo. Oh, ma come? Ok, e adesso che sfida? Io voglio bere. Voglio questo cocktail. C'è quella tosse. Ma cosa è facile? Sì, sì, devo guardare. L'incarico è accettato. Ok, adesso farò tutto quanto. Allora, dov'è questo? Prendo il latte, tanto cioccolato, così sarà dolce. Devo mescolare tutto quanto per bene, poi aggiungo un segreto, una tavolina di cioccolato. Così ancora. E devo mescolare tutto quanto. La mia tazza preferita andrà benissimo per questa bevanda. Ed ecco, pronto. Cosa devo invitarmi? Ah, sì, cioccolata. Yummy. Sì, buona. Sì, sta bene. Devo aggiungere dello zucchero. Non ne aggiungi troppo. No. Ok. Vabbè, devo aggiungere tanto zucchero. Così sarà buona. Ancora, ancora, ancora. E poi mi serve il latte. Non si apre. No, poveretta. Vabbè, succede. Ok. Vabbè, latte e coloranti. Che bel colore. Mi piace rosa. Ok, sarà molto bello. Ok, mettiamo qui. Così il contorno. E adesso gli zuccherini. Ah, che bello. Sì. E adesso posso versare il cioccolato qui. Non fino... Vabbè, poi aggiungere anche la panna. Oh, che buono. Tanta panna, tanta panna. E la decorazione. Così. Ehi, cosa? Mi sarà questa. Cosa? La sciroppa. Poi metto rossa. Metto così la tazza. E ovviamente devo metterle sopra. Ok, un po' di cocktail. E naturalmente la panna. I pipistrelli sopra. Fatto. Okay. E la cannuccia. Fatto. Guarda, come bello il mio cocktail. Tutto per te.
Prova il mio. Oh, che bello, ma quale devo scegliere? Questa sembra così buona. Voglio provarla. Oh, la panna è molto buona. Vabbè, sì. E la cosa? Ma questa è anche la nonna. Vediamo. Sì, molto buona. Ma vabbè, sì. E questa cos'è? È strano. Vabbè, è un cocktail. Cosa c'è dentro? I pipistrelli devono essere tolti. Sono così cattive. E io ho paura. Ok, prova. Ma non è male. Buono. Ma le cinture? E questo è cocktail. Sì, che bello. Ok, arriva la parte più divertente. Io voglio un ciambello. Ma questo è facile. Sì, lo farò. Ottima scelta. Hanno già cominciato? Vabbè, l'impasto è pronto. E così devo ritagliare le ciambelle. Sì, così, tre e vanno bene. Devo riscaldare la padella. Così. L'importante è mettere, sì, la temperatura giusta. Bene, bene. No, vabbè, è facile. Fatto. Tom, ma cosa stai facendo? Calma, calma. E dopo? Sì, l'olio. Bene, bene. Così. Vabbè, abbastanza, penso. E adesso aspettiamo finché si riscaldi. Cosa? Stanno già preparando le ciambelle. Vabbè, metto anch'io. 1, 2, 3. Fatto. Oh, che terrore, no, che male. Tom, perché l'hai fatto? Sì. No, devo salvare le ciambelle così. Che terrore. Ma c'è qualcosa che non va. No, le mie ciambelle sono rovinate. Che disastro. No. Dai, non essere triste. Dai, su. Ecco, le mie ciambelle sono pronte. E devo decorarle. Le taglio. Così, bene, bene. E metto un po' qui. Sì. Ma che bellezza che sto facendo. Un po' di cuoricini. Ottimo. Non male. Ma le mie ciambelle sono belle anche senza le decorazioni. Così. Che bravo che siete. Oh, io ho un'idea. Un po' di formaggio. Aspetta, sì, così. E lo metto qui. Lo metto nella forma per le... sì, per le ciambelle. E come decorazione userò, sì, i Cheetos. Lavoro un po' con il martello. Bene, bene. Ma lui sa cos'è una ciambella. Ecco, fatto. E lo metto sopra. Così, aspetta un attimo, metto qui nella ciotola. Sì, bene, bene. E metto sopra la ciambella. Sì, ma manca qualcosa. Nonna, posso prendere questa? Va bene, prendi. Oh, grazie. Ok, non mi serve la padella, ma devo prendere, sì, la carta d'alluminio. Così. E posso metterle direttamente. Bene, così, sul fuoco. Fatto. Adesso posso servire. Bene, bene. Oh, man! Ma voi cosa avete? Che bello! Sono così diversi! Parto da questi! Oh, sono molto appetitosi! Oh, c'è qualcosa dentro! È così buona! Ok, bene, bene! Ok, qui cosa c'è? Carini! Proviamo! Ma è una ciambella normale! Vabbè, così così! E questo? Proviamo! Wow! Ma è una ciambella a formaggio! Ottimo! Quello mi serve! Ma... lo chef ha vinto! Ah, oh, sì, lo sapevo! Dunque, io voglio un sandwich! Senza problemi! No, non vincerai! Vabbè, lo so, farò un sandwich dolce. Mi serve la Nutella, fatto. E poi metto, sì, qui tanta Nutella. Ma tanta, proprio tanta. Bene, e adesso aggiungo i marshmallow. Aspetta, devo prenderli prima, Così prendo i marshmallow e li metto sopra.
ottimo. E ovviamente il cioccolato. Così. Bene. E aggiungo anche queste strisce gommose. Oh, che bello. E poi sì, la salsa. Ottimo. Sono stato così brava. E un po' di caramelle sopra. Così. Bene. Che terrore. Quanto zucchero. Io farò un sandwich normale. Un po' di prosciutto. Così. Il formaggio. E sì. E devo friggere un po'. Così. Bene, bene. Ok. Fatto. Devo girare. Ed è pronto. Va bene, non è originale. Ok, il pane. Lo friggiamo per bene. Così, da entrambe le parti. Bene, bene, bene. Ok. Metto sì l'insalata. Così, i pomodori. E adesso? Sandwich senza corde, cos'è? Ah, il mio ingrediente segreto. Le lumache. Che terrore. Vabbè, devo sì liberarle. Oh, sto male. Non capisco cos'è, che terrore. Non mangio queste lumache. E adesso aggiungo le cozze. Oh, che terrore, che schifo. Ah, questa si chiama la cucina. Ah, manca qualcosa. Ah, sì, la gorgonzola. Sta benissimo. Con i frutti di mare devo grattugiare un po'. Oh, no, questo è l'ultimo. No, 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 stai qui. Ah, ed ecco fatto. Sì. Che terrore. Siete pronti? Che belli che sono questi panini. Parte da questo. Eh? Cos'è? Che schifo! No! Non voglio! Oh no! No! E questo è sempre più bello! Proviamo? Quanto è dolce ed è buono! Beh, l'ultimo! Buonissimo! Sì! Nonna, hai vinto! E voi? Cos'altro dobbiamo fare? Yeah! Io voglio l'insalata! Oh, che bello! Oh, finalmente! Ok. Ma che scelta è questa? Oh, cominciamo! Ok. Non è difficile tagliare i pomodorini. Oh, ma cosa? Ma perché? Dai su, adesso ne prenderete! Oh, ma perché è così difficile? Giovanotto, cosa sta facendo? Sta attento! What? È così semplice! Guarda e impara! Uno, due! Ed è fatta! Poi, aggiungiamo l'insalata. E poi un po' di pollo. Così. Forse anche un po' di più. Così. Ma cosa stai facendo? Io ho un'idea. Un po' di rucola. La metto qui nel frullatore. Un po' di miscela. Nessuno però sa il segreto, perché è segreta. E sì. Facciamolo partire. Ma cosa? Sì, mi serve una pentola. Versiamo tutto quanto qui. Cosa sta facendo? Non lo so, dire il vero. Non lo so, Prendo una grande siringa. Così. E una cannuccia. Ed ecco la magia. Guarda cosa ho fatto! Una salsiccia! Aggiungo l'insalata, i pomodorini e ovviamente il pollo! Va bene così! Ne taglio un po'! Bene, bene, bene! E ok! Mettiamolo qua! Il pangrattato! Che sta bene!
lievemente il formaggio. Oh sì, mi sono dimenticata di grattugiare il formaggio. Così. Ah, cosa succede? Ed è così divertente tagliare, sì. Però non riesco a far nulla. Oh, vabbè. No. Ho un'idea. Io ho la ciunga. E questa sì sarà la nostra insalata. Ok. Bene, decoriamo il piatto. Aggiungiamo gli occhi gommosi. Poi i marshmallow. Qui. E poi i vermi gommosi. Bene, bene. Fatto. Oh, cos'è questo? Okay. Siete pronti? Vediamo. Parto da questo. Cos'è questo? Beh, che schifo! No! Beh, è qui? Proviamo? Non male, sì. Qui c'è qualcosa di interessante. Che buono che è! Sì, questo è il vincitore! Sì! Vai, ho vinto! Cominciamo con qualcosa di facile. Vuole delle patatine? Certo! Certo! Volevo solo imparare a cucinare. Mentre tutti pelano le patate, è meglio che si verso qui dell'olio. Vabbè, non è mai troppo. Ok, così bene. L'olio, sì, adesso lo metto a ebollizione. Bene, bene, è quasi bollente. Che significa che posso mettere le patatine? No, fermati! No! Oh no! Che caldo, aiuto, aiuto! Cosa stai facendo? C'è quasi infiammato con l'olio bollente. L'olio deve essere versato con cura, così. Poi le patatine vengono... si frittano in modo uniforme. Guarda, si fa così. Ok. Vedi? Bene. Niente di difficile. Le patatine sono pronte, manca solo un po' di salsa da aggiungere. Bene, così. Le patatine. Okay. Penso che, vabbè, non siano delle patatine. E ora ho fatto delle vere patatine, ma non è tutto. Con le patatine normale farò, sì, una cosa molto buona. Aggiungo della pancetta, così. E naturalmente la salsa. Bene, un po' qua e un po' qua. E naturalmente aggiungo anche il rosmarino. Wow. Oh. Vabbè, forse non ho perso. Perché non usare delle patatine gommose? Dicono che se metti un po' di sciroppo saranno ancora più buone. Così. Inizierò a provare le delizie qui, al centro. Vediamo. Nonna, sono davvero buone, grazie. Ma io non sopporto il rosmarino, mi dispiace? No, non mi piace. Vediamo questo. Che bello, sono gommose. Fratello, hai fatto bene. Ora non so che scegliere con vincitore. Ecco, vince la nonna. Evviva! Questa volta il compito è un po' difficile. Dovete fare dei sushi. Oh, chiaro. Sì, la migliore ricetta di sempre. Sushi? Sushi? Sì, non sa preparare i sushi. Cosa? Io so preparare i sushi. Non mi crede? Vabbè, un sushi normale non è bello. Ma i sushi fatti con le cose gommose sono molto più belle. E al posto, sì, della panna acida ci sarà qualcosa di delizioso. Bene, bene. E sì, aggiungo un po' qua. E ancora un po' qua. Sì, che bello. Guardate, sì. E ovviamente non si può dimenticare dello sciroppo di cioccolato. Un'idea interessante. Anche il sushi sarà pronto. L'importante è seguire attentamente le indicazioni dello chef. Ma non è ancora complicato. Aspetta, faccio così. Niente di complicato. Vediamo quanto saranno buoni i suoi sushi. Vabbè, adesso aggiungo anche la salsa. Non ho mai visto un avocado. Ma che strano che è.
La cosa più importante è che sia attorcigliato nel modo giusto. Nonna, cosa stai facendo? No! Guarda, il sushi è perfetto, è quasi pronto. Terribile! Non avevo capito che il tuo sushi fosse così cattivo. Guarda, devo aggiungere anche un po' di salmone. L'importante, sì, è tagliarlo poi per bene. E ovviamente devo metterlo qui nel piatto e aggiungere, sì, la salsa di soia. Pesce, hai detto. Va bene. Adesso, sì, lo taglio. Fatto. Spero che sia delizioso. Vabbè, non sembrano così belli come quelli di chef. Non posso mettere questo errore davanti a mia nonna. Ho un'idea. Perché non fare il sushi col cetriolo? Sarà delizioso e anche sano. Così. Aspetta un attimo. Ancora qua. Schifo. Ma no. Ma cosa sta facendo? Guarda. Il cetriolo è l'antipasto perfetto per il sushi. Tutto quello che devo fare è mettere del riso dentro. Ecco, adesso lo taglio e lo dispongo. Bene. Fatto! Che diavolo è questo? Non ho mai visto un sushi fatto in cetriolo e riso. Non ho nemmeno il pesce. No, non voglio provare. Cos'è? Okay. Un sushi dolce. Vediamo. Che buona. Ma non è nutriente. Vabbè, rimane l'ultimo candidato. Proviamo. Così. Vediamo. Sì, è il vero sushi, chef. Ha vinto. Era ovvio. Spero che tutti possano fare dei buffet. Oh, ho sentito dire che bisogna iniziare con l'impasto. Non credo che avrò problemi. Ah, vabbè. Aggiungo la farina. Così. Bene, bene. Non male. No, aspetta ancora un po'. Così. Oh no! Vabbè, fa niente. Vabbè, farò un waffle buonissimo, ma devo mescolare per bene il tutto. Così. Ok, ho finito con la pastella. Bene, e adesso devo versare tutto quanto qui. Let's go! Questi saranno i waffle più buoni che la mia sorellina abbia mai mangiato. La pastella? Sì, è davvero buona. E soprattutto niente gusci d'uova. Spero di riuscire a fare un waffle buono. Così. Tutti hanno aggiunto lo zucchero. Ma so che lo zucchero fa male. Quindi a suo posto aggiungerò... sì, una zucchina. E farò l'impasto con la zucchina. Così. Bene, bene. Grattugio per bene. Ancora un po'. Fatto. Aggiungo l'uovo. E un altro. E un po' di farina. Ok, adesso devo mescolare tutto quanto per bene. Ok. Un po' di prezzemolo. Sembra persino disgustoso. Ma questo è un impasto sano. E ora posso mettere qui e farò un waffle buonissimo. Bene, bene, aspetta un po'. Credo che il mio waffle si sia bruciato. Che caldo. Ma va bene così. Con la panna montata, frutti di bosco e sciroppo e cioccolato risolverò questo problema. Ecco. Non male. Perché no? Così. E io per tradizione verso delle sciroppo d'acero sui miei waffle. E così. E un po' di burro non guasterebbe. Bene. E lo metto sopra. Ottimo. E io ho fatto i miei waffle salutari. E metto sì un po' di prezzemolo anche qui. Hello! Bene, bene. Proviamo.
ma che schifo, fratello! Il tuo waffle sembra bruciato, non lo mangio. Questi sono waffle, ma cosa sono? Zucchine e le erbe. Che schifo, le odio! Nonna, i tuoi waffle sono incredibilmente buoni. Hai vinto questo round, sì! Awesome. Evviva! Ok, voglio bere una bella tazza di caffè! Wow! Ok. Vabbè, che problema c'è? Nessuno. Ho appena avuto un'idea brillante in testa. Il caffè caldo è una cosa noiosa e oggi voglio fare un caffè freddo, ovvero un frappuccino. È necessario mettere molto ghiaccio qui in un bicchiere, poi aggiungere sì un delizioso sciroppo e cioccolato e naturalmente non si può dimenticare del caffè stesso. A proposito, è di Starbucks. Inoltre sì un frullato al cioccolato Twix non sarebbe assolutamente fuori luogo. È così. E sì, devo frullare un po' sì questo caffè. Lo uso apposta del latte. Penso che farò un caffè più classico. So che a mio nipote piace. Così aggiungo dell'acqua ed è fatto. Non c'è nulla di più buono che... Sì. Alla fine bisogna aggiungere panna montata. E così la aggiungo sopra. Bene, bene. Ok, aggiungo dei dolcetti. I biscotti vanno più che bene. E naturalmente non si può dimenticare, sì, della cannuccia. È il mio turno di fare caffè. Vado a fare il vero caffè. Userò una bilancia per misurare la giusta quantità di caffè. Bene, bene. Ok. Poi le devo macinare per bene. Così. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E adesso devo versarlo qui. Aggiungere dell'acqua bollente. Bene, bene. Ma cosa sta facendo? Aspetta, aspetta un attimo. Così. Verso il caffè. E adesso aggiungo ovviamente il latte ben frullato a mano. Così. E lo verso sopra. Bene, bene. Ok. Che delizia! Nonna! Vabbè, so che caffè è. Ed è ora di ammettere che non mi piace affatto. Oh, ok. Questa tazza è più bella. Delizioso ma un po' amaro. Vabbè, l'ultimo candidato. Vediamo. È davvero buono, fratello!